Eccoci qui con un nuovo video, questo video in collaborazione con Sophie's Makeup. Ogni mese collaborerò con lei su questo argomento, quindi sui promossi e sui bocciati. Ragazze, vi lascio giù nell'info box il link al suo canale, perché è una ragazza che veramente merita tantissimo, quindi andate a vederla perché è veramente una ragazza eccezionale. Partiamo subito dai prodotti che io promuovo e boccio. Il primo prodotto che io promuovo è questo kit per sopracciglia di Essence. Trovo che sia un prodotto molto molto valido anche per chi magari non è capace di disegnare la propria sopracciglia. È molto facile, trovo che sia un prodotto economico ma anche molto molto valido, quindi ve lo straconsiglio. Un prodotto che io invece boccio sempre di Essence è questa base per occhi. Trovo che sia molto appiccicosa e poi quando si va a asciugare sull'occhio, quando vado ad applicare l'ombretto, trovo che l'ombretto va proprio sulla piega dell'occhio, quindi sinceramente lo boccio. Un prodotto invece che promuovo è questo mascara di L'Oreal. Faccio vedere anche lo scovolino. È il Telescopic. Questo qui per le mie ciglia sono veramente qualcosa di eccezionale, perché io ho le ciglia veramente corte e quando vado ad applicare questo mascara trovo che le mie ciglia si allungano parecchio e si incurvano, che sono una meraviglia, quindi sinceramente io ve lo straconsiglio. Un prodotto invece che boccio è questo fondotinta di Benecos, perché sinceramente mi sono trovata subito dalla prima applicazione malissimo, però poi avevo applicato delle gocce al suo interno pensando che magari le gocce potessero migliorare nella stesura, quindi ho messo delle gocce di olio convinta che potesse migliorare, ma invece ogni giorno che passa devo dire che lo boccio assolutamente, perché diventa sempre più pastoso e lo boccio assolutamente e non ve lo consiglio. Un prodotto invece che mi sento di consigliarvi è questo pennello, che sono uno dei pennelli che sono arrivati da poco nella mia postazione e devo dire che lo trovo adorabile e non posso stare mai più senza questo, perché essendo che io ho l'occhio molto piccolo vado ad allungare questa forma di occhio quasi da gatto, come molti mi dicono, e vado ad applicare l'ombretto direttamente sull'occhio, essendo che è angolato e me lo fa direttamente senza che io sto lì a sfumare, a stare lì ad allungarlo perfetto, cioè proprio mi dà direttamente quell'effetto allungato senza stare lì a impazzire, quindi lo adoro. Un prodotto che invece boccio assolutamente, sempre della Benecos, è questo correttore. Ragazze, questo correttore qui già si può vedere un po', non so se riesce a vedere dai bordi, è diventato pastoso. All'inizio andava benissimo, poi nell'andare del tempo è diventato molto molto pastoso e quando lo vado ad applicare sulle mie imperfezioni noto che, non lo so, diventa quasi che si sgretola tutto, quindi non mi piace e lo boccio. Un prodotto invece che voglio promuovere è questa matita sempre per le sopracciglia di Kiko, è la, vediamo se trovo ancora il numero, la 01. Trovo che sia una matita per le sopracciglia che lascia proprio quell'effetto naturale sulle sopracciglia, quindi le va solamente a riempire senza esagerare, e la promuovo. Un prodotto che a malincuore boccio è questo mascara della Benecos, che tutti conoscete. Vi faccio vedere lo scovolino. Però questo mascara m'ha un po' deluso, perché ahimè sul mio occhio lo devo passare minimo un 5-6 volte per avere un effetto allungato, cosa che il mascara di prima della L'Oreal sinceramente basta con due passate solamente, bastano solo due passate e sono perfette, mentre con questo qua devo passarlo un miliardo di volte, quindi io lo boccio assolutamente. Un blush che vi consiglio è questo della Benecos, che trovo che sia un blush che lascia proprio sulle guance quell'effetto molto naturale e quando sto malissimo soprattutto lo applico e devo dire che nessuno si accorge che sto male, quindi dà proprio quell'effetto di salute, quindi ve lo consiglio. E niente ragazze, questo è tutto, spero che questo video vi possa essere utile, vi do un grosso bacio e ci vediamo presto, ciao!